ma dicendo qui Obama preme un affarino, un tasto, e c'è una persona che non ha avuto processo e Lo nulla. so, certo. Ora sono, pare, questi 780 nell'ultimo anno. Eh già. Beh, sai, in un paese nel quale quindi ragion di Stato, non è che non si sanno, non si continua a non dover sapere cosa è accaduto nel 2003, 4 e 5 in Iraq, eccetera. No? Ma anche rispetto a queste, Beh, questo è parlamentarizzato però, sarà parlamentarizzato? No, no, sarà parlamentarizzato. No, non è Ma, sarà, no, ma uno deve capitare in delle discussioni di No, commissione no, in aula. trasmesse. Ma sì, io dico che la gente legge i giornali e vede alcuni spettacoli, no, diciamo televisivi. I parlamenti ci stanno Allora, apposta, però, eh. sì, no, sì, ci stanno per questo, certo. Ma se i parlamenti poi non contano un cazzo No, e la votano, gente. perché non contano un cazzo? Votano. Quel piano l'hanno votato. Su quale piano? Quello dei droni. Quello? Quello dei droni. Scusa, dei Quello dei droni. droni l'hanno votato. L'hanno votata chi? Il Parlamento americano? Certo. Beh, benissimo. Allora? Allora, scusami, Allora non è un problema stai dando la Ma non è risposta. un problema di ragion di Stato, è un problema di una scelta politica che è opinabile. Questo è Ma perché evidente, i ma non c'entra parlamenti? niente la Ma ragion di c'erano i Stato, abbi parlamenti pure col pazienza. fascismo e il nazismo all'inizio. Vabbè, perché adesso il congresso americano è uguale al Parlamento fascista. Non come lo riteniamo noi, ma Va magari bene. al Parlamento fascista degli anni 20. Boh, contento tu. Tu sai che su Assungono. questo abbiamo giudizi diversi. Non lo so, io non ho un No, giudizio, no, in base ai figurati. nostri Ma che, confronti. allora se immagini non dire abbiamo, no? No, non Ah, ecco. immagino, dico per quello che ci diciamo in queste domeniche su Su queste che? Su cose. che? Sul Parlamento fascista? Sì, Sul i Parlamento fascista parlamenti, abbiamo giudizi no, diversi, il d'accordo. grado di garanzia democratica dei parlamenti in quanto Ma che tali. ne so, io non ho un giudizio su una cosa così complicata, figurati un po'. Mi È pare sì. complicata che c'è della gente che viene Non fatta lo so, a fuori, me pare complicata, poi tu me la spieghi e io capisco. che viene fatta fuori, dici tu, con l'accordo del Parlamento negli Stati Uniti senza Ma io non sto che. dicendo che è un bene che venga fatta No, no, fuori, ma tu sto dici che dicendo è che non è una legale. cosa fatta di nascosto, è una cosa fatta con un voto parlamentare, con tutto. Poi naturalmente si critica, ma non è una cosa Ma fatta di io non nascosto. dico che non è Oh, tutto parlamentare, lì. io dico che appunto tu sembra che Ma lascia stare rimuova. tu, io non rio quello che No, rimuovo che. sono affari miei. Ti sto dicendo, No, io il sto fatto parlando è con quello che questo. dici, non con quello che non dici e che a me non mi interessa. Oh, meno male. Allora, quello che dici è che se un Parlamento autorizza un presidente a ammazzare della gente Sì. senza che quella gente abbia imputazione, avvocati e dice. Vai avanti, se hai coraggio, vediamo che cosa dico. Se ho Sì, coraggio. che cosa E dico? tu hai Che cosa detto. dico? Dico che è giusto? Ho No, detto tu. che è giusto? No, hai detto che il Parlamento. Ho Hai detto che è detto. trasparente, non ho detto che è giusto. Benissimo, e allora tu hai detto che è È trasparente, è approvato benissimo. dai È parlamentari. certo. E quindi questo è un aggravante di quello che dico Ma io. che ne so, questo lo vedi Ah, tu. tu non lo sai. Ma che ne Che so, il che me ne fatto che importa. venga in un paese come gli Stati Uniti, Ecco, No, no, va bene, lasciami va bene. No, dire. ti ho fermato in No, ma tempo. forse Stavi chi. per dire che io ero d'accordo, non è vero. No, no, io Ecco, stavo. perché No, è ora io di finirla su questa storia. ho Vabbè, detto quello che ho comunque. detto. Sì, vabbè. Ho detto che il fatto che un Sì, Parlamento. sì. No, Fa non. Sì. malissimo. Ho detto, non lo sto dicendo come fai tu. Sì. No, è Sì. come no. Sì, no, lo sto dicendo elata voce, Sì, appunto, no? appunto. Sto dicendo che se un Parlamento in un stato di diritto democratico approva il fatto che contro la sua legislazione, Sì.
contro il monito di Eisenhower che aveva parlato il complesso militare, industriale e congressuale. Hai capito? Congressuale. Congressuale, a questo punto non è, è una cosa ancora più grave. Sì, Marco, allora io ho risposto al fatto che tu hai detto il Parlamento. Sì, Marco, e dico nella mia tesi il fatto che un Parlamento americano dinanzi al fatto, no, lo dico a alta voce perché la cosa mi appassiona, mi pare gravissima. Quindi io non è che dico che tu eri d'accordo. Tu semplicemente mi hai basta. Detto... Come? Mi basta questo. Beh, no, tu dicevi, ma il Parlamento l'ha convalidato. E io ti dico che questo è un aggravante, non un ma. Perché se si approva che vengono assassinate delle persone, in cui manco c'è un avvocato che possa essere avvisato, non hanno nulla, eccetera, questo dimostra che è un comportamento assolutamente contro qualsiasi diritto e legge. Vabbè, e questa però è una novità, Marco, abbi pazienza. Come? Perché io sono d'accordo. Perché Qual è la novità? La novità è la seguente. Quando, ed è successo dopo Eisenhower, quindi le denunce del complesso militare, industriale, governativo e congressuale c'erano già state, quando per esempio gli Stati Uniti uccisero dopo aver invaso il leader locale, non so bene che fosse, dell'isola di Grenada, cosa successe negli anni 80, i radicali difesero quella scelta. Ma io non so nemmeno di che si tratta. No, basta cercare in archivio e lo trovano. Sì, che non cos'è? No, ma vabbè, no, lo sai, all'epoca lo sapevi. Che e ti cosa? Ripetimi, cosa fece? L'invasione fecero? Americana di Grenada con successiva uccisione del capo locale, diciamo così, che peraltro non so se fosse se stato. Se c'è stato questo episodio. No, come se c'è stato, che stai dicendo se? E se noi, quello che non ti torno non a dire, è... E torno non a dire quello che non ti e conviene. E se noi non siamo intervenuti o siamo intervenuti? No, siamo intervenuti a favore. Su questo, benissimo, lo andremo a verificare. E se io ho sbagliato una volta, ma no, perché? Non ma devo prenderlo per esempio del nostro comportamento. Ma magari in genere. Ha ragione. Come? Ma magari ha ragione. No? Magari avevi ragione lì. Non sto dicendo che hai sbagliato. Sì, e io invece sto dicendo che se mi sono comportato in quel modo ho sbagliato. Perché questa è la mia posizione, semplicemente. Dopodiché mi potrai anche dire che io stavo con Rigway quando veniva indicato in tutto il mondo... In effetti un cazzo, però nel senso... Era la guerra, lì avevi ragione su tutte le... No, non era nemmeno una guerra, quindi non avevo ragione. Non è perché loro dicevano che questo era fatto non contro i coreani, ma in tutto il mondo. Hai capito? Questo è... Sì, tutto il mondo. Veniva... Mica bombardavano in tutto il mondo. Ma loro dicevano che erano delle cose che provocavano la peste perfino in Giappone. Questa era l'accusa. No, quella era Rigway, il generale peste. Hai capito? Questo era... Che erano il debutto delle armi chimiche sulla scena mondiale. Insomma. Certo, e lui le aveva usate contro tutti quanti. Mentre su quello non è stato mai... Anzi, è stato documentato che su questo mentivano perché su questo c'era il problema Corea del Nord e del Sud con quello che sapevamo. Questo è logico. Cioè. Sì, va bene, cioè, ma comunque tornando alla bomba, dico che il fatto che tu mi hai informato che il Parlamento americano ha convalidato, io dico che questo è un aggravante che a me mi fa accapponare la pelle. Perché il fatto che il Parlamento americano di common law, eccetera, abbia approvato, di common law, perché esiste Massimo un Parlamento di e un paese di common law e uno di civil law. Sì, ma è nel diritto, non nel. Vabbè, no, nella vita, nella storia addirittura. Appunto. Ma voglio dire quindi che il fatto che un presidente americano. Su semplicemente denuncia dei servizi segreti che lui conosce, che ha rapporto, ammazza 700 persone che non sa manco di essere imputata, nulla,
E beh, quello è cosa che ritengo di una gravità immensa e contro la quale continuo a cercare di parlare. Sì, sì, no, no? Per carità, ecco, e chi è vietato? Anzi, va benissimo, e così dunque la questione del. Vabbè, a proposito, ti sei accorto del cambiamento di politica estera italiana col governo Renzi? Perché vedi, in questa materia la Bonino aveva portato la politica italiana a una qualche maggiore attenzione alle scelte di Obama di dialogo con l'Iran e quindi anche con la Russia, rispetto ad altre posizioni. Oggi invece la posizione italiana si sta di nuovo riallineando molto a... E per questo lui ha fatto fuori la Bonino. Lo so. Vedi, come se me ne sono accorto. Però è sempre quello dei droni. È sempre? È sempre quello dei droni. No, non è assolutamente la stessa cosa. Non è un problema preciso come quello che sollevo. Di conseguenza, io dico, fra una impostazione che può sembrare, perché per il momento... non ha episodi clamorosi e chiari, è una tendenza che tu stai indicando. Sì, 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 esatto, sì. Ecco, sì, sì, sì. Allora si tratta di verificare fin dove va questa tendenza. Certo. Come no? No, no, stavo allora, dicendo sì. Ecco, va bene, mi fa piacere, quindi dinanzi alla tendenza me ne sono accorto. Ci sto attento, bene. Perché la seguo, benissimo. Perché vedo quello che benissimo, faccio. Benissimo. E per quel che riguarda... quindi anche tutto quello che comporta l'atteggiamento di Obama rispetto a Kiev, la Russia e tutte le altre cose, sicuramente siamo molto attenti. Bene. E molto presenti. Benissimo. Dico che questo non è secondario. Bene. Attenti e presenti in questo come partito, e possiamo rivendicarlo. E va bene. Allora, beh, è vero, perché la politica estera offre tanti, cioè c'è senz'altro il problema cinese, però sta veramente succedendo di tutto. Ma no. E anche la politica energetica, poi, ma no. Poi vedremo, anche lì c'è un problema molto serio. Ma come no? Ma c'è, per esempio, devo anche dire, che cosa? Con degli epifenomeni, per esempio, il fatto che tutta la sinistra per bene è per i no-TAV, ma per i Citriv. Ragione. Sì, e siccome io ce l'ho questa cosa da 50 anni sul piano politica energetica, Eni ed altro, Eni a livello internazionale, eccetera, dico che appunto a questo sono molto attento. E siamo molto attenti e magari abbastanza isolati. Perché pare che nemmeno ancora si sappia se è vero quello che indicammo noi, che probabilmente l'aereo che era servito per deportare, indichiamo noi qui, mi pare, no? Per noi Radio Radicale, sì, per appunto era dell'Eni, deportare, sì, se era dell'Eni o no. Ma allora